Tra l'altro, insieme alle coincidenze in cui è nata l'idea di questa conferenza, viene fuori un libro presentato già 2 settimane fa di Francesco Forgione, ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, che si chiama I tragediatori. Va bene. Tragediatori è il termine che i corleonesi, tragediaturi, tradotto, i corleonesi, i mafiosi siciliani utilizzavano per indicare i pentiti o quelli che si inventavano situazioni, e quindi un libro. Questo libro parla, senza insomma, farlo apposta, proprio della crisi dell'antimafia sociale. Io ti leggo solo pochi righe come rilancio. Il movimento antimafia ha così perso la sua anima sociale, la sua capacità critica del potere e dell'economia, la sua autonomia dalla politica e soprattutto dalla magistratura, ed anche la verginità della sua credibilità etica e morale. In mezzo continua ad esserci lo sbigottimento di tanti giovani, associazioni di volontariato, cittadini che ancora non rinunciano a credere che la lotta alla mafia e al suo sistema di collusione e di relazioni politico-sociali debba tornare ad essere una battaglia di libertà e di cambiamento radicale della società. D'ora in poi, come ci dicevano gli indios zapatisti, sarà meglio camminare domandando, per non essere, con il nostro silenzio, ancora una volta complici di nuove tragedie, piene di tragediatori, e di vecchi e nuovi tragediatori. Questo è un passaggio di un altro libro che ho cominciato a leggere proprio questi giorni, ma che è interessantissimo, tra l'altro di grande attualità. Francesco Forgione è vicinissimo a Libera, tutti gli attacchi che in questo periodo sono stati fatti anche all'interno, lui porta avanti anche la discussione degli attacchi proprio interni al mondo di Libera e dei falsi, diciamo, personaggi dell'antimafia sociale che abbiamo in questi ultimi tempi visto anche in televisioni, che erano veramente taroccati, va bene. E quindi lui ha scritto questo libro per cominciare questo dibattito che è già iniziato, ma non sappiamo quando finirà, ma credo che oggi possa servire anche come stimolo a questa nostra conferenza, sembra un fatto.